Buon pomeriggio a tutti, bentornati su mio e nostro canale YouTube e sulla pagina Facebook. Come sapete io cerco sempre di fornirvi dei documenti interessanti, degli approfondimenti. Come sapete è morto Matteo Messina Denaro, che molto probabilmente, ora ne parliamo con Salvatore Borsellino, si è lasciato anche catturare in quanto malato. E io ho il piacere e l'onore di ospitare in questo spazio di approfondimento Salvatore Borsellino. Io mi onoro della sua amicizia, è un combattente, un lottatore a favore della legalità e contro la mafia. Si dedica a questa battaglia in un paese purtroppo particolarmente mafioso da tanti anni, da quando suo fratello venne assassinato dalla mafia, e non soltanto dalla mafia, sicuramente. L'ordine venne da mandanti di altissimo livello nel 92 insieme agli uomini della scorta, e parlo di Paolo Borsellino, uno dei più grandi italiani che abbiamo avuto nella nostra storia. Ciao Salvatore, e grazie Alessandro, per buon pomeriggio a tutti. E una prima domanda, perché ho letto due righe sul Fatto Quotidiano che ti riguardano, alcune tue dichiarazioni. Insomma, Matteo Messina Denaro, come aveva detto, è morto a bocca chiusa, e che cosa ci avrebbe potuto dire se si fosse pentito? Ma guarda, purtroppo sono scomparsi contemporaneamente due persone che avrebbero potuto dire tante cose sulla stagione che ha portato alla strage di D'Amelio e alle stragi che successivamente sono avvenute anche sul continente, come dicevano i siciliani. Sono morti Messina Denaro, che sicuramente di tutte queste cose era al corrente, ed è morto Napolitano, che è stato un garante. Sicuramente del silenzio su quella scellerata, continuo a chiamarla trattativa, nonostante un processo, le risultanze di un processo in Cassazione dicono che si può trattare con i mafiosi, che non costituisce il reato trattare con i mafiosi, che addirittura chi vi ha partecipato come Mori lo ammette lui stesso, perché ha detto rifarei quella trattativa, quindi se lo dice lui non si può dubitare che ci sia stata. Ecco, Napolitano è stato il garante del silenzio su quella trattativa e del retroscena di quelle stragi. Matteo Messina Denaro avrebbe potuto dire tante cose. Sono scomparsi contemporaneamente, è una coincidenza. Io sono laico, non credo nell'intervento di Dio, ma sono coincidenze veramente strane queste che avvengono. In questi mesi è morto Berlusconi, che ha avuto durante la sua vita a che fare con Cosa Nostra, e Sicuramente di fatto il un fatto altro testimone. ne siamo convinti di questo, che comunque ha Un altro avuto testimone, se non attore. indicibili relazioni con i pezzi grossi di Cosa Nostra Palermitana, che poi, questo lo scrivono delle sentenze, ha proseguito a finanziare Cosa Nostra anche quando entrarono i Corleonesi. Prima, soltanto per dirlo, lo dico a coloro che ci seguono, Salvatore Borsellino ha parlato di Napolitano, oggi sono stati i funerali. Io, Salvatore, non ho parlato di Napolitano questi giorni per rispetto più che della morte in generale, magari del lutto, che giustamente, del dolore dei suoi familiari, che è assolutamente rispettabilissimo. Magari domani, dopodomani farò un video. Non ho Certo, nessun rispetto per Napolitano, scusami. magari domani e dopodomani io farò un video in cui ricorderò alcune cose. Prima Salvatore parlava del garante del silenzio. È giusto ricordare che il capo dello Stato, al posto di dare l'esempio e dire le mie telefonate con Mancino debbono essere pubblicate perché non ho nulla da nascondere, le ha fatte cancellare. Per cui non sappiamo quel che si sono detti. E per me questo è un comportamento ignobile da parte di un capo dello Stato, appunto, di colui che dovrebbe dare l'esempio e che ha avuto a che fare il comportamento non napoletano con, appunto, i silenzi sulla trattativa. Perché se il capo dello Stato in quel momento avesse detto dobbiamo fare chiarezza su quella stagione, sulla trattativa, pubblicate le mie intercettazioni, perché è compito della Repubblica, delle istituzioni, e anche un diritto dei cittadini conoscere quel che veramente è avvenuto in quegli anni, probabilmente il finale sarebbe stato diverso, anche diverso dallo stesso finale scritto dalla Cassazione, ovvero che è reato per i mafiosi trattare con lo Stato, ma non è reato per lo Stato trattare con la mafia. Questa è la conclusione della sentenza del terzo grado sulla trattativa Stato-mafia, una trattativa scellerata,
che ha accelerato nuovi attentati e che probabilmente appunto ha portato alla morte rapida e controproducente per la mafia stessa del fratello di Salvatore, Paolo Borsellino. Quindi, per dire questo, tornando a Messina Denaro, Salvatore, quali sono i segreti che custodiva? E che cosa è, dato che si legge questo, guarda, per spiegarlo anche le persone, che cos'è questo archivio segreto? Voglio dire una cosa. Prima di tutto voglio dire una cosa, che di queste morti che avvengono in carcere, io purtroppo lasciano sempre qualche dubbio. Purtroppo le carceri italiane sono delle carceri in cui delle persone si suicidano, come Gioè, per esempio, quei suicidi sono molto strani. Io, per carità, ormai Messina Denaro risulta che fosse un malato terminale, però ci sono certe cose che lasciano da pensare, per esempio quel coma indotto che poi, sul quale si è poi ritornato indietro. Insomma, in effetti magari qualcuno poteva temere, benché non lo lasciasse presagire nulla, perché Matteo Messina Denaro è un criminale di tale spessore che sarebbe difficile che mai si potesse, potesse decidere a collaborare. Però sai, la vicinanza della morte può spingere e Messina Denaro sicuramente un malato terminale, può spingere a fare delle cose magari che mai avresti pensato di fare. E quindi, diciamo, io seguo purtroppo qualcosa di che non dovrei seguire, perché era qualcosa che diceva un personaggio assolutamente con cui non ho mai condiviso niente, ma qualcuno diceva: a pensare male ci si indovina sempre. E ripeto, qualcuno poteva magari temere che Matteo Messina Denaro in punto di morte potesse decidere di parlare. I segreti che Matteo Messina Denaro custodiva sicuramente sono quelli che riguardano i contatti incestuosi tra mafia e Stato, che da sempre ci sono stati nel nostro paese. Purtroppo dobbiamo risalire a Portella della Ginestra per pensare ai primi contatti incestuosi tra pezzi deviati dello Stato e la mafia stessa. E avrebbe potuto dire tanto sulle stragi del 93, quelle che sono seguite alla strage di Via D'Amelio, avrebbe potuto dire tanto sul perché le stragi improvvisamente si sono interrotte dopo l'attentato, quello che sarebbe stato il maggiore attentato, quello allo Stadio Olimpico di Roma, che in quale si disse i timer non hanno funzionato. Però se non hanno funzionato una volta, poteva essere ritentata la strage. Invece da quel momento tutto si ferma, le stragi si fermano, probabilmente perché era stato raggiunto lo scopo per cui tutta quella strategia che ha portato alle stragi del 92, del 93, a Capaci, a Via D'Amelio, forse si era realizzata con il cambio di equilibrio politico nel nostro paese. Avrebbe potuto dire tanto sulla cattura dei Raviano, avvenuta proprio in un momento particolare. Tante cose ci avrebbe potuto dire Messina Denaro, il quale si diceva anche che fosse il depositario, quello nelle cui mani era finito quell'archivio di Totò Riina, che era stato lasciato incustodito dai Ross subito dopo la cattura di Totò Riina, anche se io su quell'archivio ho delle idee diverse. Secondo me non è finito nelle mani della mafia, ma è finito nelle mani di quei pezzi di Stato deviato, ai quali i contenuti di quell'archivio avrebbero potuto sicuramente dare molto, molto fastidio. Questo credo che sia la realtà. Salvatore si riferisce a quando appunto venne arrestato Totò Riina a Palermo, e vicino a Motel Agip, se non sbaglio, e sì. E venne dato sostanzialmente tempo ai mafiosi di entrare nel covo, di ripulirlo, addirittura di ritinteggiare. Però Salvatore ritiene che in realtà una serie di archivi, magari anche, chi lo sa, l'agenda rossa o altri documenti, appunto, gli stessi restituiti che hanno sottratto l'agenda rossa, esatto, magari ritiene appunto che anziché prelevati da picciotti della mafia siano stati
prelevati questi documenti scottanti e segreti da uomini. Di questo, spesso e volentieri Salvatore si parla di servizi segreti deviati, come Ma è se... inutile, Ma in realtà dire servizi segreti, deviati, punto. basta dire servizi segreti. Esatto, basta dire servizi segreti, basta dire un pezzo dello Stato. E, a proposito di Messina Denaro, Salvatore, tu hai detto la latitanza è stata una vergogna come quella di Rino Provenzano. Spiega perché è impossibile nascondersi per 30 anni, oltre 40 anni, Bernardo Provenzano, più di 30 anni appunto, come ha fatto Messina Denaro, senza, ma questo l'ha detto anche il PM Nino Di Matteo, senza sostegni alti, senza sostegni istituzionali. Spiega perché è impossibile. Ma è impossibile soprattutto per il fatto che non è che questa latitanza fosse, si svolgesse in Sud America o in qualche paese estero, qualche lontano posto, si svolgeva nel luogo dove da sempre hanno risieduto e dal quale non si possono allontanare questi criminali. Totò Riina era praticamente nel centro di Palermo, Provenzano era nei casolari che sempre ha frequentato nella zona. Che è sempre frequentato. Lo stesso Massina Denaro era proprio nel paese in cui sapeva, ha sempre risieduto, nel quale ha sempre dettato legge e non si sarebbe potuto allontanare da lì, quindi senza diminuire il suo potere, non si possono allontanare questi criminali dal territorio in cui esercitano la loro influenza, il loro comando, tutto il resto. Quindi senza una connivenza di chi protegge la loro latitanza, non, sicuramente questa latitanza non sarebbe potuta avvenire. Per quanto riguarda Provenzano, per esempio, sono venute alla luce il fatto che avrebbe potuto essere catturato quando Ilardo porta il Ross proprio in quel casolare. Perché non è stato catturato? Di Messina Denaro, io spero anche per lui verranno fuori alla luce i tanti buchi e i tanti misteri della sua latitanza. A Castelvetrano Matteo Messina Denaro si muoveva e operava in piena luce. È impossibile che non. È vero che diceva di conoscere dove erano tutte le telecamere che erano state installate, però come faceva a conoscerle? Evidentemente qualche talpa gli comunicava quando queste telecamere venivano poste. Quindi è assolutamente non ipotizzabile che non ci siano state delle coperture per Matteo Messina Denaro, così peraltro come ci sono state per Provenzano, e per lo stesso Riina che abitava al centro di Palermo, non è che abitasse in Venezuela o in Costa Rica o da qualche altra parte. È indubbio che ci siano state queste protezioni per tutti questi latitanti, la cui latitanza è durata un periodo di anni incredibile. Non si può per 30 anni scomparire rispetto al. Quando se veramente si viene cercato, se veramente le indagini sono indagini vere e se non ci sono protezioni istituzionali, è assolutamente irreale tutto questo. Oggi, Salvatore, ho letto su Antimafia 2000 un articolo di Saverio Lodato che ricordava quanto in questi 8 mesi di detenzione da vivo di Matteo Messina Denaro, la maggior parte della stampa del sistema mediatico italiano, parlando appunto del caso dell'arresto, anziché chiedere a gran voce chiarezza sulla sua latitanza, interrogarsi su come sia stato possibile appunto per un boss ricercato a tal punto, il numero uno di Cosa Nostra, il capo dei capi dopo Bernardo Provenzano e dopo Totò Riina, poi anche su questo qualcuno ha dubbi, comunque un pezzo così grosso come fosse possibile vivere appunto nel suo paese e condurre una vita del tutto normale, cioè il nostro sistema mediatico, anziché concentrarsi su questa questione rilevante che evidentemente tira in ballo anche pezzi delle istituzioni, pezzi dello Stato, perché come abbiamo detto è impossibile sfuggire dallo Stato per 30 anni se lo Stato davvero vuole catturarti.
Al posto di dedicarsi alle questioni sostanziali, si è dedicato alle fidanzate, il cellulare, l'orologio, i preservativi trovati, i selfie che si è fatto. Io, sai, insisto sempre anche nella mia personale battaglia contro questo sistema mediatico voyeuristico che distrae. Io ricordo sempre che distrarre significa portarci in luoghi diversi, cioè dividerci. Queste sono le tecniche di distrazione di massa, no? Anche rispetto a quello che si vede alla guerra in Ucraina, su qualsiasi questione, o anche sul governo Meloni, che stiamo a discutere anni e anni su scemenze, dichiarazioni di un ministro, gaffe, stronzate varie, perdendo di vista le questioni sostanziali, magari l'economia, la guerra, le tasse, l'immigrazione. Si dice, ah, discutiamo ore su famiglia tradizionale, non famiglia tradizionale, poi nessun tipo di famiglia, arcobaleno, arcobaleno, si può comprare una casa con i prezzi. Nel senso, questa è una mia battaglia personale e riguarda anche l'atteggiamento che ha il sistema mediatico rispetto al sistema mafioso. Voyeurismo, gossip, sensazionalismo, distrazioni su elementi che a me non me ne frega niente se hanno trovato preservativi in covo, non covo, la foto di una donna, le amanti che si è fatto, non me ne frega niente. Voglio capire da cittadino come è stato possibile per il latitante dei latitanti sfuggire per 30 anni e lasciarsi di fatto invece catturare quando probabilmente la malattia gli ha fatto pensare meglio farmi curare dallo Stato per qualche mese che latitanza. E questo Baiardo lo disse a quell'intervista a Giletti, parlò proprio prima dell'arresto di Matteo Messina Denaro, probabilmente si lascerà arrestare perché è malato, lo disse proprio, c'è un'intervista qualche settimana prima. Per cui a me interessa questo, una tua riflessione sul comportamento dei media anche rispetto a questo caso vergognoso e la perdita di vista invece del sostanziale, del reale, di quello che davvero interessa e che potrebbe migliorare il paese. Guarda, purtroppo hai assolutamente ragione, l'informazione italiana addirittura è inesistente, un'informazione vera, seria, un'informazione di inchiesta. Lo dimostra il fatto che, visto che ti sei riferito a Giletti, che Giletti fino a quando ha fatto trasmissioni di puro gossip, eccetera, ed era in un periodo in cui io proprio mi ero scontrato con lui perché ritenevo la sua televisione una televisione spazzatura, quando ha cominciato a parlare di qualcosa di serio, gli hanno addirittura tolto il posto, gli hanno addirittura interrotto la trasmissione. Quindi sicuramente anche io come te mi ha stomacato sentire il parlare delle amanti, delle trasmissioni, anche lo stesso Giletti, anche se riusciva a infilare qualche cosa di inchiesta di serie all'interno della tua trasmissione, poi ci mostrava l'amante, ci mostrava parlava dell'amante, parlava dei preservativi, parlava di tutte cose di cui assolutamente non interessa nulla, però che attraggono l'attenzione morbosa della gente, e l'informazione sfrutta questo. Purtroppo la cosa sta alla radice, non sta in chi pilota l'informazione, sta il fatto che quelle trasmissioni che parlano di gossip, parlano di cose morbose, eccetera, raggiungono alti livelli di ascolto. Alti livelli di ascolto significa alti introiti pubblicitari, e di conseguenza questo è quello che ci viene propinato. Evidentemente è quello che ci meritiamo, Alessandro. Purtroppo devo dirti questo. Evidentemente la maggior parte della gente vuole quello, non apprezzo di più quello, e quindi è quello che visto che la televisione non è qualcosa che i mezzi di informazione pensano soltanto alla fine al ritorno economico e tutto il resto, anche quelle trasmissioni che dovrebbero essere nazionali, statali e quindi avere un altro indirizzo, invece seguono purtroppo tutt'altra strada perché stanno a combattere sull'audience, sugli indici d'ascolto, e gli indici d'ascolto purtroppo vengono pilotati da chi ascolta, da noi purtroppo. Quindi evidentemente il problema siamo noi. Dato che sei più pessimista del solito, ma tu personalmente, quando è stato arrestato Messina Denaro, ci speravi in qualche rivelazione? Oppure prima della morte Assolutamente di Berlusconi? Oppure hai sperato o speri ancora che Graviano possano parlare, possono raccontare? Ci speri ancora? O ci speravi che poi... no. Assolutamente non ci speravo e non ci spero tuttora. Forse posso
Posso sperare qualcosa in italiano, qualcosa sta venendo fuori nel processo 'ndrangheta stagista dove i Graviano depongono, ma sono sempre dei messaggi che sono più che altro lanciati per adesso l'interlocutore principe dei Graviano è sparito, è morto anche lui, quindi non so a chi i Graviano possono lanciare questi messaggi. Però evidentemente, visto che il 41 bis non deve essere così duro, visto che mentre erano detenuti al 41 bis, sia l'uno che l'altro fratello sono riusciti a fare anche dei figli. Evidentemente il 41 bis non è così duro come si crede, e poi sperano evidentemente che magari le forze politiche che ancora sopravvivono nel nostro Parlamento riescano a far sì che la loro vita non finisca in carcere. Quindi no, assolutamente non ho nessuna speranza che possano parlare. E se fosse Che ancora una volta ribadito con forza, insomma, puntista politico, la permanenza eterna dell'ergastolo ostativo, che poi l'ergastolo e basta, lo dico agli altri, l'ergastolo ostativo, nel senso, viene chiamato in questo modo, vabbè, parliamo di tutta una serie poi anche di misure e di idee che ha avuto Giovanni Falcone per spingere il più possibile i mafiosi a pentirsi a parlare, no? ma anche per impedire i loro contatti con l'esterno, per No, quello serve questo sì, questo il ovviamente, l'ergastolo ostativo dicevo solamente sì, però ora pensando a Brusco, altri mafiosi che sono usciti, ne abbiamo già parlato io e te, che giustamente sono usciti nel senso che hanno parlato, per cui è evidente che non ci dà un senso di ribrezzo se la pensare legge è lì. quella, è giusto che venga applicata. Esatto, però dico, qualora appunto questo impianto che ad oggi, seppur con stranissimi avvenimenti, prima ricordava Salvatore appunto questi due fratelli, boss importanti legati alla Cosa Nostra Corleonese, alla stragista di Cosa Nostra, che hanno avuto a che fare molto probabilmente con Silvio Berlusconi. Diversi testimoni comunque e pentiti hanno associato Berlusconi. E la domanda è, Salvatore, se tutto l'impianto appunto di leggi e di proposte che poi divennero leggi dello Stato, paradossalmente anche velocemente, grazie a quell'omicidio di tuo fratello, per cui anche per questo noi abbiamo sempre ritenuto che l'assassino di Paolo Borsellino fosse il rituale in un certo senso perché è andato contro gli interessi mafiosi, quindi Certo. probabilmente coloro che l'hanno ordinato avevano interessi ancora più grandi degli interessi mafiosi che sono stati poi colpiti dall'accelerazione dell'approvazione di una serie di decreti che molto probabilmente se non ci fosse stato l'omicidio di Paolo Borsellino non si sarebbero Sicuramente. neanche approvati, sarebbero scaduti come tante altre leggi. Ecco, la mia domanda è, non pensi per dare un briciolo di speranza, se ce l'hai, mica è obbligatorio essere speranzosi, mantenere questo impianto possa spingere due persone comunque giovani rispetto a tanti altri mafiosi come i fratelli Graviano a parlare, e sono ormai gli ultimi due, no, Salvatore, che possono dare Certo, degli stanno elementi scomparendo concreti tutti. su quella strage. Sono gli ultimi due. Stanno scomparendo tutti uno dopo l'altro, i testimoni di quella strage. Questo è che mi fa perdere veramente la speranza di poter arrivare alla verità. Ma certamente il mantenimento di quel regime sicuramente è l'unica possibilità che a fronte della prospettiva di finire la loro vita in carcere, possono decidere di parlare anche loro. Però, sempre in ogni caso, siccome ci sono sempre questi segnali, è vero che il governo sembra avere mantenuto, e in questo, diciamo, non posso non apprezzare quello che è stato in Certo. questo specifico campo l'operato del governo, il fatto che sia stato confermato l'ergastolo ostativo e tutto il resto, il 41 bis, però ci sono in ogni caso anche all'interno della maggioranza delle forze politiche che premono in un'altra direzione, le stesse esternazioni del ministro della giustizia, Nordio, le stesse riforme che sono state attuate.
lasciano sperare probabilmente a questi criminali che le cose possono cambiare e quindi li possono fare perseverare nel loro atteggiamento di non parlare. Cioè, una speranza loro ce l'hanno. Sono io che sto veramente perdendo la speranza, ma loro una speranza evidentemente ancora ce l'hanno e quindi possono insistere, a parte lo spessore criminale di queste Graviano che è pari a quello di Matteo Messina Denaro, di Provenzano, cioè non sono dei mafiosi qualsiasi, sono veramente dei criminali di uno spessore elevatissimo, però possono mantenere la speranza che magari le cose possono cambiare e che quindi la loro vita non finisca in carcere. Perché, come ricordava prima Salvatore, è vero che il Presidente del Consiglio Meloni ha dichiarato e ad oggi non sono all'ordine del giorno appunto modifiche di leggi relative appunto a quel pacchetto, chiamiamolo in questo modo, di proposte divenute leggi dello Stato e pensate da Giovanni Falcone. Quindi ad oggi questo, sebbene la Corte Europea dei diritti dell'uomo abbia richiesto per me, perché non comprendono la realtà italiana, una serie di modifiche, però ad oggi tutto questo non è all'ordine del giorno. Però, come ricordava Salvatore, il ministro della giustizia è un ministro che fa del garantismo, che poi in Italia garantismo spesso e volentieri in Italia fa rima con impunità, la sua strada maestra. È un ministro che ha attaccato le intercettazioni, sostenendo che vanno mantenute soltanto per i reati di mafia, dimenticando che la mafia senza i reati dei colletti bianchi non si sarebbe rafforzato, non si sarebbe potuta difendere. Pensate appunto alla latitanza dei grandi boss, no? Che senza un supporto istituzionale dei colletti bianchi non si sarebbe potuta prolungare così tanto. Ecco, è un ministro e ci sono una serie di politici che lanciano determinati messaggi. Alle volte una dichiarazione, come sono entrate le loro donne nelle prigioni dove sono rinchiusi Graviano e hanno fatto dei figli con loro, evidentemente arrivano anche delle informazioni, arrivano delle dichiarazioni dei ministri. Questo succede, questo succede. Dunque, quello che dice Salvatore è che magari tu, sebbene vi sia una linea politica chiara e ad oggi apprezzabile su questo, allo stesso tempo ci sono tutta una serie di messaggi, di segnali che possono far sperare i Graviano in carcere che qualcosa magari nei prossimi 2, 3, 4, 5 anni potrà cambiare. Dunque, manteniamo ancora il segreto, stiamoci zitti, restiamo zitti perché magari non avremo sconti di pena o possibilità o permessi premio domani, magari tra 4, 5 anni mantenendo questo silenzio sì. Questo è quello che intendevi? Sì, anche perché i segnali che arrivano dalla politica, dal governo, sono contraddittori. Da un lato, infatti, si ribadisce l'ergastolo ostativo, si ribadisce il 41 bis, e dall'altro, invece, si opera in maniera completamente diversa. Per esempio, il vulnus portato dalla riforma Cartabia con la cosiddetta improcedibilità è qualcosa veramente di pesante. L'improcedibilità vuol dire la rinuncia dello Stato a essere uno Stato del diritto, uno Stato che dice se un processo dura più di tanto tempo, si chiude lì, si dichiara l'improcedibilità, significa rinunziare a dare giustizia a chi è vittima di quel reato e chi anche è accusato di quel reato, proprio la rinuncia, ripeto, dello Stato a essere uno Stato del diritto. E sono segnali contraddittori che arrivano, quindi da un lato si fa, ribadiscono certi concetti, e dall'altro si danno segnali completamente diversi. Quindi questo può lasciare in persone come Graviano la speranza che anche per quanto riguarda la loro permanenza in carcere possa non essere eterna e quindi in qualche maniera un giorno possono venire fuori prima di morire in galera come hanno fatto i loro predecessori. Salvatore, ultima domanda, ma giri ancora per le scuole parlando di legalità? Guarda, purtroppo le mie condizioni fisiche non mi permettono di farlo perché ho problemi al cuore e quindi il minimo sforzo mi provoca un sovraffaticamento, però non smetto. Grazie a Dio sono i mezzi tecnici che mi permettono anche, stando qui alla mia scrivania,
di potermi collegare con i ragazzi e giro lo stesso nelle scuole. Qualche volta, quando diciamo mi sento un po' di poterlo fare, se non si tratta di non andare particolarmente lontano, cerco di fare qualche incontro diretto con i ragazzi, perché il contatto con i giovani è l'unica cosa ancora che mi dà una speranza, non una speranza di poter io vedere cambiare qualcosa, ma che è veramente un completo ricambio generazionale. Questi giovani che tanto vengono bistrattati, e purtroppo ce n'è anche il motivo, perché poi si hanno segnali completamente diversi, ma una parte di giovani impegnati c'è, e io è in questi giovani che spero, e quindi è in loro che continuo a cercare di incontrarli, e quando posso anche avere un contatto diretto. Purtroppo l'età, la salute non mi permettono di fare tutto quello che vorrei, ma faccio quello che riesco a fare, e lo farò fino all'ultimo. Salvatore, io il 4 e il 5 di ottobre, quindi tra pochi giorni, vengo su a Milano che ho scritto un monologo su tutta la storia di Assange, di Wikileaks, che è una battaglia che mi sta a cuore, e lo porto al teatro, mi faccio un po' di pubblicità, al Teatro Menotti di Milano, il 4 e 5 ottobre. Se te la senti e ti va, sei il mio Se ci ospite. riesco, dipende come mi sento in quei giorni, Beh, te lo vediamo. faccio comunque, Non ti faccio avere l'invito prima che... A me, per me sarebbe un onore averti appunto grazie, in... anche per me, racconti anche tutta la storia. Giusto per deprimerci un a altro po', eh? Giusto per deprimerci un altro po', la storia di Assange, me. Come, scusa? Wikileaks. Vabbè, la storia Io, assaggio la esatto, conosco. nel senso Wikileaks, quello che sta succedendo, dato che non ci mancano occasioni di depressione su quello che accade, però quantomeno Vabbè, proviamo a quando dargli un da un lato sostegno. sono occasioni di depressione, dall'altro sono altri motivi per lottare, quindi va Assolutamente sì. bene, perché è la lotta che tiene vivi, è Ecco sì. l'azione che ti dà la spinta a continuare a lottare. Poi, insomma, verrà il momento di salutare. Io sono già un sopravvissuto. Nella mia famiglia tutti i maschi della mia linea diretta sono morti tutti a 52 anni. Io sono già ampiamente al di sopra, ho già 30, quasi 30 anni in più, quindi non mi posso lamentare per quello che mi ha riservato la vita. Grazie Salvatore. Grazie a te, Alessandro, e a presto allora. Un saluto a tutti gli ascoltatori, arrivederci, a presto.